За втора година се организира Международен ден на италиански дизайн по целия свят. И по наша покана бяхме много щастливи архитект Максимилиано Фуксас да дойде тук и да бъде наш гост. Possiamo dire che oggi verrà celebrata una capacità unica dell'uomo, che è quella di concretizzare i pensieri, di rendere le idee materia, di cristallizzare il movimento. Diamo sostanza all'immaginazione. La questione è molto semplice. L'amore salverà il mondo. E credo che chi salverà l'amore sarà l'arte e la passione. Perché è importante il design? Perché costituisce un elemento di identità. Esprime delle tradizioni culturali. L'Italia in questo ha una sua voce che viene da tutti riconosciuta e che si continua a rinnovare. Vivere il design in realtà è ciò che noi facciamo con la nostra strategia multicanale per servire al meglio i nostri clienti. Una positiva e diretta correlazione improntata allo sviluppo. Grazie ancora di questa opportunità, anche il fatto di aver terminato in questo palazzo che è uno dei simboli degli investimenti italiani in Bulgaria. Il concept di questo edificio è proprio il design conciliato con la sostenibilità. Il design pure a se stesso non ha senso. Alle volte non ce ne accorgiamo, noi viviamo nel design. Il design deve servire a far vivere meglio le persone. La parte estetica, la parte artistica porta una linfa vitale tutti i giorni alle emozioni. La bellezza porta alla felicità, la felicità porta alla libertà, il bello rende libero. In una tazzina di caffè, in un fabbricato, in qualsiasi cosa, il bello c'è e bisogna tirarlo fuori dalle cose. Qual è la funzione dell'architettura? Ecco, noi lavoriamo, noi gli architetti, per quello che noi chiamiamo human being, il genere umano. Noi dobbiamo creare possibilità per gli altri. В момента в архитектурата се търси полезност и устойчивост. Когато построим нещо, то да остане веднъж завинаги. Устойчивите сгради са шанс на човечеството да продължи нататък своето развитие. За няколкото часа прекарани с архитект Фуксас, заедно с госпожа Фандъкова и дебата, който проведохме, ме убедиха, че пътя, по който сме тръгнали да се бориме с превръщането ни на града, на град на хората, не на автомобилите, сме поели правилната посока. Abbiamo la lingua uguale, le idee sono uguali e l'esperienza che questo architetto ha e ha avuto può essere di aiuto anche per questi paesi che stanno incontrando le problematiche che noi abbiamo incontrato tempo fa. La Bulgaria ha una grande energia. Questo è il luogo che potrebbe diventare magico, straordinario. Non copiate gli errori fatti dagli altri paesi. Noi siamo in grado tutti, nessuno escluso, di cambiare il nostro mondo. Io sono un imprenditore nella metalmeccanica, quindi ben diverso, mi ha affascinato anche perché dopo dietro tutta questa creatività c'è anche del lavoro. Quindi uniamo il designer con l'attività. Всичко се прави за хората. За хората да им бъде удобно, да им бъде красиво. Наша задача е да го покажем това нещо и да се опитаме да го сложим в действие. Да успеем да внесем малко от италианската красота и дизайн и опит тук. За нас целта ще е постигната.